Buongiorno e buon pomeriggio, visto che adesso che sto registrando nella giornata di mercoledì 6 novembre 2019, alle ore 12:42 minuti primi, adesso che sto registrando il video sarà pubblicato nella giornata di domani, giovedì 7 novembre. Parlerò del campionato italiano femminile di pallavolo di serie B2, in particolar modo dell'Adriatica Volley-Trani Gironi. Andiamo a fare il resoconto dei risultati della terza giornata di andata, dove, partendo appunto proprio dalla nostra Adriatica Volley-Trani, detta anche Lavinia Group Trani, che purtroppo ha perso in quel di Noci per 3-7-1, con i parziali 25-18, 25-23, 20-25, 25-14. Le altre gare hanno visto vincere il Castellammare di Stabia Campus Napoli contro il Castellaneta per 3-0. Il Manoppello 3-0 in casa sulla Battipagliese. Il Mesagne 3-1 in casa contro l'Offida Volley. Il Molinari Volley Napoli 3-1 in casa a Benevento, poi abbiamo detto 3-1 ai noi del Noci sulla nostra Trani, poi il Spineto Pagliar ha perso in casa contro l'Oria per 0-3, il San Salvatore ha vinto 3-0 in casa contro il Nola. E venendo invece al prossimo turno, alla quarta giornata, diciamo che appunto la nostra tanto amata Lavinia Group Trani disputerà, ritornerà tra le mura amiche del palazzetto Tommaso Assi di Trani domenica 10 novembre per affrontare il centro Diesel Pagliar alle ore 18. Le altre gare sono Castellaneta, Mesagne, Link, Campus Napoli contro il Molinari Napoli, Benevento contro Noci, Offida Volley contro il San Salvatore, il Nola contro la Battipagliese e lo Spina Oria contro il Manoppello. La classifica del raggruppamento I Serie B2 femminile vede al momento in testa con 3 vittorie su 3 il Link Campus Napoli, il San Salvatore, il Noci, l'Appia Mesagne. Seguono il Pagliar, Castellaneta, Damiano Spina Oria a 6, Molinari Napoli a 3, Lavinia Group Trani Adriatica Trani a 3, Polymatic Manoppello a 3, zona retrocessione Benevento, Offida Volley, Nole, Battipagliese ancora al palo a quota 0. Ma l'Adriatica Volley Trani quest'anno si fa in due, perché è iniziato nello scorso fine settimana anche il campionato regionale di secondo livello Serie D femminile raggruppamento A, dove appunto la nostra Adriatica Trani, ahi noi, ha perso per 1-3 in casa contro il Giovinazzo. E quindi la nostra Adriatica è penultima per onor di cronaca, undicesima. Il Giovinazzo invece è secondo, ovviamente per alcuni quozienti. Poi, adesso diciamo, visto che mi trovo, credo che sia anche giusto comunque dare un'indicazione su tutte le altre gare di questo raggruppamento. Ebbene sì, il Pianeta Sport Bitetto 3-2 in casa col Cerignola, l'Asen Bari contro il Nelly Valle Barletta 3-1, il Don Milani contro l'Ortanova 3-2. Abbiamo detto il nostro Trani contro il Giovinazzo 1-3, l'Audaxandra contro la Dinamo Molfetta 1-3, il Volley Barletta contro l'Adria Academy 0-3. E anche per la classifica diamo lo sguardo generale: Adria Academy, Giovinazzo, Dinamo Molfetta, Asen Bari a 3,
Don Milani, Pianita, Sport, Bitetto a 2, Cerignolo, Ortanova a 1, Nelly Volley Barletta, Audax Andria, Lavinia Group Trani e Nelly Volley Barletta 0. La prossima, la seconda giornata di andata che si disputerà tra sabato 9 e domenica 10 novembre vedrà queste partite. Adria Academy, Pianeta Sport Bitetto, Olimpio Ortanova, Asen Bari, Giovinazzo Don Milani, Nelly Volley Barletta, Lavinia Group Trani, che si disputerà sabato 9 novembre alle ore 18:30 presso il Vediamo, Pala Sport Marchisali di Barletta, Cerignola, Audax Andria, Dinamo Molfetta, ASD Volley Barletta. Quindi che cosa possiamo dire? Speriamo che questo derby regali emozione e magari chissà che ci dia la prima vittoria stagionale che speravamo tanto arrivasse nella prima in casa della stagione, ma così non è stato. Comunque nulla è perso. Bene, grazie a tutti. Scusatemi se sono stato un po' lunghino. Alla prossima, buona giornata. Ovviamente queste sono le informazioni quest'oggi che abbiamo avuto grazie a questo turno di regia l'ha fatto il nostro caro Vito Sport. Grazie a te, Vito.